ringrazio per l'invito e ringrazio Ispra per il suo lavoro in occasione di questo rapporto, ma in occasione di tante altre attività che svolgo, in particolare sul nostro settore, che è quello dei. Peraltro mi piace sottolineare che, avendo occasione di frequentare tavoli europei come associativi, con altre imprese, con altre aziende, anche istituzionali, devo sottolineare che la mole di dati e la scomposizione dei dati che ISPRA ci fornisce a livello nazionale non mi sembra che trovi uguali negli altri paesi. Mi viene da dire, o siamo, in prima persona plurale, più bravi o siamo più trasparenti, o forse siamo un po' entrambi. E questo dei dati è un tema rilevante, soprattutto in funzione dell'economia circolare, perché quello che stiamo chiedendo come associazioni a livello europeo che rappresentano le imprese è quello di avere dei termini di raffronto, di paragone, dei target che siano omogenei in tutti i 28 o 27 paesi dell'Unione Europea. Devo anche sottolineare però che in quegli stessi tavoli che frequento, purtroppo l'Italia non riesce ad affermare quelle che sono le proprie peculiarità positive. Quando esaminiamo questi rapporti, più quello degli urbani che quello degli speciali, mi verrebbe da dire, vediamo che c'è un'Italia a più velocità, a 2 o forse 3 o forse 4 velocità, un'Italia dove la raccolta differenziata, il riciclo, la riduzione dello smaltimento di scarico funzionano bene e stanno marciando verso le migliori performance europee, e c'è invece un'Italia che è molto più indietro, molto più carente sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo infrastrutturale. Dicevo, in quegli stessi tavoli che ho frequentato in queste ultime settimane, per esempio, il dibattito del giorno è il progetto di smaltimento delle ecoballe in Campania, i primi 8-10 lotti, anzi 8-10 gare, se non ricordo quali siano, solo una parte delle quali aggiudicate, che hanno creato un po' di scandalo. Perché? Perché alla fine la maggior parte di questi rifiuti vengono smaltiti all'estero, e vengono smaltiti in impianti di discarica all'estero, se sono confermati i dati che abbiamo potuto apprendere dagli articoli del giornale. Nulla di probabilmente non conforme alle direttive europee, forse non pienamente conforme alla gerarchia, ma questo per dire che purtroppo il nostro paese è sempre nell'occhio del ciclone, sempre più che altro considerato per quelli che sono elementi emergenziali o post emergenziali, piuttosto che per le potenzialità che può esprimere. Qui sta anche noi riuscire ad affermare meglio la nostra reputazione, perché avere una reputazione migliore verso l'esterno ci consente di avere una reputazione migliore verso il nostro paese, verso i cittadini. Sono ovviamente d'accordo con quanto diceva prima il Presidente. E molto rapidamente, è stato detto tanto da chi mi ha preceduto, rispetto al rapporto che oggi ci è stato presentato, io evidenzio principalmente un dato, altri sono già stati, ripeto, evidenziati, quindi non li riprendo. A mia opinione dobbiamo leggere con attenzione il dato legato allo smaltimento di scarico. 11,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali smaltiti in discarica rappresentano una quantità molto importante, molto rilevante, ma rappresentano anche un piano di lavoro per tutti noi. L'impresa in cui io opero gestisce le discariche, l'associazione in cui io opero rappresenta delle imprese che gestiscono delle discariche, ma noi stessi siamo consapevoli che c'è una prospettiva in cui le stesse discariche devono essere ridotte in numerosità, e deve essere ridotto l'utilizzo della discarica per lo smaltimento. Quindi che fare rispetto a questo? Io voglio provare a fare un ragionamento che vada un po' al di là di quelle che sono le misure che spesso si ritengono strategiche per esempio in questo caso ridurre lo smaltimento in discarica.
Io ritengo che non dobbiamo compiere l'errore che ha compiuto per esempio la Gran Bretagna, prevedendo una tassazione sullo smaltimento in discarica molto elevata, perché a questo non ha corrisposto un maggior tasso di riciclo o un maggior ricorso al recupero energetico, ha solamente corrisposto un maggior ricorso all'esportazione dei rifiuti. Il Regno Unito nel 2014, mi sembra sia l'ultimo dato utile, ha esportato principalmente in Olanda e in altri paesi, poi in altri paesi del centro nord Europa, oltre 2 milioni e mezzo di tonnellate di CDR o CSS, che dire, si vuole. Così come penso che non siano, questo non voglio sottolineare che non bisogna prevedere delle ecotasse, non bisogna utilizzare la leva delle ecotasse come disincentivo, ma bisogna utilizzarla in maniera tale che non si produca un effetto, a mio io giudico, degenerativo come quello che prima dicevo. L'altro tema è che non basta e non serve rendere più rigidi i criteri di emissione di rifiuti in discarica, perché rischiamo appunto di non far lavorare le discariche, e questo può essere un bene, ma soprattutto rischiamo di non dare una risposta a dei rifiuti che comunque ci sono nel nostro paese e che vanno smaltiti. Nel migliore dei casi questi rifiuti potrebbero essere trattati in impianti esteri, quindi aumentare l'esportazione; nel peggiore dei casi questi rifiuti potrebbero intraprendere percorsi non trasparenti, percorsi di illegalità, e quindi aumentando invece che riducendo tutta una serie di problematiche. A mia opinione dobbiamo, a nostra opinione, dobbiamo far leva invece su quelli che possono essere strumenti utili per fare in modo che il rifiuto, invece che essere destinato allo smaltimento, possa essere effettivamente trattato per il recupero di materia o in estremo per il recupero energetico. E questo lo si può fare faccio un esempio per tutti, se si utilizza appunto la leva della responsabilità estesa del produttore. Per esempio, nella sintesi del rapporto che ci avete anticipato è stato tracciato proprio il caso dei pneumatici fuori uso. I pneumatici fuori uso probabilmente rappresentano ancora un problema, ma io mi rifaccio qui alla mia esperienza nel territorio in cui opero. Fin tanto che non era stato previsto un consorzio nazionale che prendesse questi pneumatici e li avviasse al riciclo, recupero, comunque uno smaltimento controllato e legale, i pneumatici si ritrovavano dappertutto, a partire dai cassonetti quando andavamo bene o nel territorio nel peggiore dei casi. Questo è un esempio appunto che ci dice che con una strumentazione adeguata di appunto responsabilità del stesso produttore possiamo evitare che flussi importanti di rifiuti prendano circuiti legali, ma diciamo ambientalmente collocati più in basso nella gerarchia, come può essere la discarica, o addirittura circuiti meno legali, o siano oggetto di abbandono. Un altro tema è quello del questo è stato già detto uno degli interventi precedenti, del Green Public Procurement o dei criteri minimi. Di questi 11,4 milioni di rifiuti smaltiti in discarica, dal rapporto risulta che il 38,4% siano inerti. Poi il rapporto, quantomeno nella sintesi che ci avete dato, non è sceso ulteriormente in dettaglio, quindi state a capire se sono inerti, di quale tipo, se siano recuperabili o meno, eccetera, eccetera. Però immagino che una buona quantità di questi inerti potrebbe essere efficacemente recuperata. Qui che cosa va fatto? Un'altra volta va, probabilmente non è possibile individuare criteri di responsabilità estesa del produttore, ovvero si possono individuare criteri di responsabilità come quelli che citava Doronchi all'inizio, ma sicuramente bisogna anche favorire l'utilizzo di questi materiali. So che sono aperti dei tavoli presso le regioni, presso vari territori, presso varie istituzioni, per fare in modo che nei bandi pubblici sia previsto appunto l'utilizzo anche di materiali di inerti di recupero. Una terza leva, e qui la cito solo come titolo,
poco di più, già ne parlava anche in questo caso Doron, che è quello del, dell'end of waste. Però sull'end of waste bisogna che facciamo chiarezza. Allora, da un lato c'è bisogno di autorevolezza, dall'altro c'è bisogno anche di evitare le ipocrisie. Se rispetto alla carta da macero ormai è consolidato da parte di tutti noi l'utilizzo della carta riciclata, e anche se il foglio non è bianco è un po' opacizzato, perché appunto carta riciclata a tutti sta bene, su altri flussi di materiali che sono stati ottenuti utilizzando i rifiuti, questa confidenza, questa fiducia del consumatore, del cittadino o talvolta anche delle istituzioni non sempre c'è. Quindi dobbiamo fare da un lato intanto una battaglia culturale, sociale sotto questo profilo, dall'altro dotarci di quegli strumenti che in maniera terza ed autorevole validino il processo che consente di reimmettere nel mercato dei materiali che provengono dalla produzione di rifiuti. Questo che cosa significa? Siccome il primo dei criteri per questa produzione di end of waste è che esiste un mercato, significa che questo processo, che questo strumento, se lo riteniamo strategico, in qualche modo talvolta deve essere sostenuto, perché non sempre il materiale che rimettiamo nel mercato a seguito della raccolta, del processamento che ha subito, può uscire nel mercato con costi che siano competitivi con le materie prime emerse. E quindi in questo caso dobbiamo pensare solo una volta a strumenti come la responsabilità estesa del produttore o leve fiscali o altro. Questi sono strumenti importanti. Una battuta è fondamentale, una battuta sul tema dell'esportazione dei rifiuti. È stato ripreso questo argomento, il rapporto correttamente già da alcuni anni affronta questo tema, e anche il rapporto di rifiuti urbani affronta questo tema, mi sembra, già dall'ultima o penultima edizione. L'esportazione o avviare i rifiuti con spedizione transfrontaliere per il trattamento all'estero di per sé non è un problema, soprattutto in una situazione in cui siamo un mercato unico a livello europeo. A mia opinione è un problema, e dobbiamo ragionarci, quando questa è una costrizione, ovvero o vado lì o ricorro a circuiti illegali o non ho soluzione. Si è parlato molto di cemento amianto, vediamo dai numeri che un 50%, se non ricordo male, del cemento amianto viene smaltito nelle miniere in Germania, che sono analoghe a discariche, ma che però lavorano con impianti che vengono classificati come impianti di recupero. Probabilmente tutto questo va bene, sappiamo che c'è una competizione asimmetrica sotto questo profilo, perché il costo della miniera non è confrontabile con il costo di una discarica, ma sappiamo anche che questa è l'estrema razza, perché in molte aree del paese, pensiamo per esempio alla regione dalla quale io provengo, che non è certo una regione che non ha un sistema impiantistico per trattare i rifiuti, non esiste una discarica dove smaltire il cemento amianto. Quindi non deve essere una costrizione, ma bisognerebbe che fosse un mero fatto commerciale, casomai valutato su anche in un tavolo di concertazione, non degli aspetti commerciali ma della pianificazione a livello europeo. Faccio questa affermazione perché ovviamente, senza ovviamente, nei paesi del centro nord Europa, dove le politiche ambientali, le politiche di gestione dei rifiuti sono più avanzate, quindi sono anche più dotati di profilo infrastrutturale e impiantistico, per il raggiungimento dei target europei non devono ridurre lo smaltimento in discarica, devono ridurre chi un po' di più, la Danimarca, chi meno, l'Olanda, l'utilizzo degli impianti di recupero energetico a favore del riciclo, siccome quegli impianti sono impianti che, oltre ad essere accettati, oltre ad avere impatti ambientali super controllati e visibili, sono impianti che producono calore ed elettricità per le città, stanno pensando di ricorrere strutturalmente non solo alla valorizzazione dei rifiuti speciali, ma anche dei rifiuti urbani prodotti da quei territori che non riescono a dotarsi di impianti. Ancora una volta,
se alla fine questo è dentro una logica di carattere commerciale ci può stare, ma se dentro la logica per cui in Campania, in Sicilia non si riescono a fare gli impianti e ricorriamo all'esportazione, questo come rappresentante di un sistema di imprese mi sta meno bene e ritengo che sia un errore per il sistema nazionale, perché oltre a pesare nella bilancia di pagamenti rischia di impoverire il sistema industriale di gestione dei rifiuti esistente e che sia sotto il profilo tecnologico che organizzativo sta dimostrando di poter essere alla pari delle migliori esperienze europee. Finisco con alcune rapide considerazioni sul tema dei controlli e gli assetti normativi. Io sono molto tranchant, secondo me non c'è tanto dibattito su questo, ovvero i controlli, la tracciabilità, il monitoraggio, il SISTRI ben fatto, ben organizzato, sono così come la legge degli ecoreati che abbiamo anche sostenuto come associazione, sono tutti strumenti che se praticati ben applicati come direbbero gli anglosassoni livellano il piano di gioco, ci consentono di avere una concorrenza leale, perché la concorrenza più spietata non è quella della società analoga alla mia che riesce a fare il miglior prezzo, ma la concorrenza spietata è quella del circuito illegale. È evidente che i controlli bisognerebbe che fossero anche questi fatti molto laicamente, lo dico sperando di non attirare nessuna antipatia particolare, siamo soggetti ai controlli di tante autorità ed enti nazionali, delle varie magistrature, degli organi di polizia, può accadere che dai controlli non ne risulti nulla e quindi può finire lì. Tante volte i controlli invece non hanno mai termine, perché c'è sempre la presunzione che qualche cosa che non vada ci possa andare. Questo non aiuta le imprese, non aiuta le aziende, perché rappresentano costi, rappresentano inefficienze, rappresentano diseconomie. Un sistema di controlli ben fatto, ben organizzato, sistemi di tracciabilità, oltre a consentire di livellare il piano di gioco, come dicevo prima, possono consentire di restituire autorevolezza alle istituzioni nel loro complesso e quindi ad elevare quella fiducia dei cittadini che adesso è molto bassa e che non ci consente non di realizzare un inceneritore, ma di non realizzare anche un banalissimo impianto di trattamento rifiuti per il recupero di materie, quindi senza alcun smaltimento finale in loco. Dentro tutto questo ci stanno tante altre riflessioni che sarebbe opportuno fare, ma che ovviamente non faccio per ragioni di tempo, che alcuni hanno ripreso prima di me, sui problemi di stratificazione o schizofrenia del legislatore, sulla necessità quindi di un approccio organico, omogeneo rispetto alle norme, sono troppe norme che intervengono dopo l'altro spot, e sulle tese importanti che abbiamo per quanto riguarda il settore degli urbani, in questo caso della Costituzione dell'autorità nazionale di regolazione, e soprattutto sulla necessità urgente sia per gli urbani che per gli speciali che si vada verso una strategia nazionale di gestione dei rifiuti. Questi rapporti, alcuni provvedimenti del governo purtroppo molto parziali, vanno in questa direzione, ma probabilmente bisogna arrivare verso una vera e propria strategia nazionale, soprattutto in occasione della discussione sul pacchetto dell'economia circolare e delle misure che dovremo attuare nel nostro paese per raggiungere quei target. Grazie. Grazie.